Io lascio a lei la parola, non si era forse mai visto un playoff di B, una squadra che finisce in 7 e alcune decisioni chirurgiche. Ma mi hai anticipato, io vado a ruota libera perché da stasera sono il presidente del Grosseto, non faccio più consigliere federale, mi metto, faccio, voglio parlare come libero cittadino, non c'è problema. Mi assisti a qualcosa di vergognoso, ti è stato fatto un pacchetto. Io temo tanto, signor Celi, perché onestamente uno che arriva da via in A in B non so come, non so che sponsor ci abbia questo signore, lo stesso che l'Inter Parma, questo, ricordate? Io mi sarei aspettato un arbitro diverso, Giunfarino, un arbitro di personalità, invece mi ha dato questo signore che il primo tempo ci ha condizionato 3-4 ammonizioni stupide. E i miei ragazzi mi hanno avvisato, attenzione alle trappole, però sai. Uno non può dire. La prima munizione di Abruzzi è stata successa per questo, quando Filippini si è buttato in aria e l'arbitro doveva ammonire simulazione, secondo me, non dai rigore, e ha detto alzati e l'ha ammonito. Cercava di ammonirci, facci fuori, e ce l'ha fatta in maniera scientifica, semplicemente vergognosa. Ecco, Presidente, veramente poi oltretutto c'è stato un due pesi e due misure perché 5 volte giocatori giù in area, nemmeno ammoniti, ai nostri subito cartellino e subito rosso. C'è stato un arbitraggio chirurgico, ossia praticamente nella sua enfasi di divulgarci, per dire l'italiano, a un certo punto ha perso la testa in negativo. Poteva farlo anche in maniera più soft, si vede che aveva un input preciso e sai come fai, quando metti la pistola uno scemo spara. E dice stasera finisce con il calcio al Grosseto, penso che queste siano amarezze che pesano. Ma guarda, l'amarezza è notevole perché, parliamoci chiari, il Grosseto per me 11 contro 11 me sarei giocata al 100%, preso quel bel palo con, mi sembra, con Stendardo, stiamo bene il campo, contro una buona squadra che è il Livorno. Secondo tempo, la partita finita al 47esimo, ho dato 2-3 minuti di recupero primo tempo, non ho capito perché, perché ho battuto la punizione, prima la punizione c'è 3-4 falli per noi, non ha fischiato, la punizione, poi questo tempo c'è, sai, con 3-4 ammoniti si gioca male, quello che si gioca male, ma ha fatto in maniera tale di ammonirci, non mi è piaciuto in modo più assoluto. Però, guardi, questo lo conosco da una vita, questo io ce l'ho avuto con la Castrense, in Fregene Castrense facevamo 0-0 e ai tempi era di Bari, c'eri di Bari, adesso poi è diventato di Campobasso. E adesso non so che, ti posso dare un aneddoto, quando facciamo le cene con gli arbitri di DC, lui parla molto 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 con Fabiani, molto molto con Fabiani, ma erano in evidente amicizia, Fabiani è un uomo di Morci, però hanno mandato a casa gente più brava di questo, perché questo va in giro, mi fa pensare male. Comunque, il Livorno c'è un bel Jolly, oggi l'ha giocato, quasi 2 partite di Jolly non c'è più, e tutta se no, a vincere in maniera diversa. Grazie, Buonasera.